avessero messo qualcosa nel drink perché avevo dei crampi tremendi e sapevo sarebbero stati guai. Non dovevo fare la numero 2. Avevo bisogno di fare la numero 3. Ma i bagni del White Stallion sono davvero disgustosi. Non sarei mai riuscita a sedermi lì per scaricare. Così sono tornata alla casa delle K e ho intasato il bagno di sopra. Ma non ho ucciso nessuno? Vediamo se ho capito bene. Stai accusando qualcuno della K di averti messo dei lassativi nel cocktail? Interferire con la regolarità dell'intestino. Un atto davvero criminale. Non ho capito quanto deve essere profondo questo buco. Quanto una gola profonda? Che razza di domanda è questa? Inutile. Supponiamo che tu non stia mentendo e che non abbia falciato la testa a Taylor Swift sorda. Io so con certezza che tu hai ucciso la lesbo predatrice. Non sono stata io. Sai, quando l'hai mandata giù a morire perché ti vergognavi dei tuoi sentimenti per lei, io sono scesa a controllare e ho intravisto qualcuno che correva su per le scale e aveva i paraorecchi. Stai mentendo. È solo quello che ho visto. Beh, dire che hai visto qualcosa non è una prova. No, hai ragione, non è una prova, ma resta comunque sospetto. Sai perché? Perché tu sei l'unica qui che ha i paraorecchi. Sì, lo so. E non dimentichiamo la cosa più sospetta di tutte. Tu sei la figlia di Charles Manson. Ma che stai dicendo? E hai pure una scatola piena di sue lettere in cui lui ti dà consigli su come uccidere i tuoi amici. Aspetta, numero 3, è vero? Posso spiegare? Sì, mi scrivo con il mio padre biologico, Charles Manson. Volevo che il mio vero padre mi aiutasse con le cose da grandi, tipo come baciare con la lingua o come capire se ho incontrato quello giusto. Ma il suo consiglio è sempre lo stesso. Dovresti uccidere una delle tue consorelle. Perché non ce ne leggi una? Adorata figlia, mi dispiace, non so niente sulle micosi vaginali, ma ho visto una storia incredibile al notiziario. Un fattorino della pizza con una bomba legata. Cosa? Sono triste perché qui non posso ordinare una pizza e legare una bomba al fattorino, ma... non significa che non puoi farlo tu. Oh, cavolo! Questo è davvero sospetto. Ve l'ho detto, io non ho ucciso nessuno. Forse non sei stata tu, ma la tua seconda personalità sì. Cosa? Ho qui una lettera del tuo psichiatra. Non sono mai stata da uno psichiatra. Ma la tua doppia personalità sì. C'è scritto qui: cara Esther, sì, ho avuto in cura Chanel numero 3 per un disturbo da personalità multipla per circa 8 mesi. Si era presentata nel mio studio con una giacca di pelle dicendo che il suo nome era Dirty Helen e che era il capo della famigerata banda di motociclisti della West Coast. Dirty Helen mandava minacce alla mia famiglia e sono stato costretto a spostare la mia attività fuori dal paese. Firmato, dottor Adam Berg, il psichiatra. Stai dicendo che Dirty Helen potrebbe aver ucciso Sam e Taylor Swift sorda e che io non ricorderei di averle uccise? È così che funziona una doppia personalità. Chanel numero 5 ti ha confessato che era lei la bambina nella vasca e poi ha convinto la tua seconda personalità ad aiutarla a uccidere. Allora, Dirty Helen, io sono la bambina nella vasca e voglio che mi aiuti a fare un massacro. Ok, bene, ma non lo dire a Chanel numero 3. Questa conversazione non c'è mai stata! Sì, ma se ci fosse stata, io non me ne ricorderei perché tu hai parlato con Dirty Helen. Ok, Chanel numero 3, tu sei in arresto. Sam, ovunque tu sia, mi dispiace che la mia doppia personalità ti abbia ucciso. Aspetta, c'è qualcun altro che bisogna arrestare? Chanel Oberlin. Scusatemi, se volete continuare ad accusare tutti, possiamo almeno sederci. Liam, perderemo il nostro tavolo. È tutto davvero interessante. Ho le prove che tu, Chanel Oberlin, sei entrata in un negozio di bricolage 2 mesi fa e hai acquistato i seguenti articoli: cesoie da giardino, un tosa erba, 3 motoseghe, una sparachiodi pneumatica, 2 asce e una balestra. Ok. Per prima cosa, sono stata io ad essere colpita con la balestra e soprattutto non vendono balestre nei negozi di bricolage. Oh, Chanel, il video della vigilanza dice tutt'altra cosa. Ed è anche confermato qui, nell'estratto conto mensile della tua Diners Club. Prendo anche quella. Cosa? Io non ho una carta della Diners. La Diners Club esiste ancora. Io ne tengo una nel portafogli come riserva. Non lo so perché sono sempre io a ricordarvelo, ma abbiamo visto tutti Chanel che bruciava il viso della signora Bean. Per l'ultima volta. Era uno scherzo che purtroppo è finito male. Non sapevo che l'olio fosse bollente. Qualcuno ha acceso la friggitrice.